Assessore Scrocco, Starter 3D, seconda edizione, l'ennesima occasione per far incontrare gli antichi mestieri con le nuove tecnologie, in particolare con il 3D, ma non solo. Non solo, è una bella iniziativa ideata e promossa da CNA Abruzzo insieme a Digital Borgo, ma anche insieme all'università, che troverà in questa occasione modo anche per fare orientamento, placement. La prima giornata si svolgerà all'interno dell'università, poi il 28, il 29 e il 30 all'interno dell'Ex Aurum. È una bellissima occasione, di fatto la regione guiderà, grazie a questi partner importanti, delle giornate sull'innovazione. È vero, il mercato del lavoro cambia, è necessario che insomma tutti i professionisti o i ragazzi, gli studenti possano essere informati sulle nuove tecnologie. Come dicevate, si chiama Starter 3D perché ci saranno tecnologie 3D, quindi dalla stampante 3D ad altre tecnologie, ma fondamentalmente sarà una vera e propria, un vero e proprio laboratorio tecnologico a 360 gradi. Non mancheranno per esempio i droni, altro strumento che sta avendo grandissimo successo per le infinite applicazioni, e anche all'interno appunto dell'Aurum non mancheranno momenti dimostrativi sul funzionamento dei droni. Fondamentalmente il principio è questo: applicare la tecnologia, la nuova tecnologia, per fare produzioni ma anche per fare servizi. La regione non poteva mancare.